Pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, che vi unite in questa celebrazione eucaristica, anche col mezzo televisivo e altri mezzi di comunicazione, viviamo la comunione fraterna, la comunione in Cristo, nostro Salvatore. I mezzi di comunicazione ci aiutano, ma chi realizza pienamente questa comunione è lo Spirito Santo, che da ogni angolo della terra ci rende in questo momento ancora di più famiglia di Dio, corpo di Cristo. È lo Spirito che crea questa comunione. Un pensiero particolare va a tutti i fratelli e le sorelle della nostra diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Rusco, Bisaccia, e a quanti si uniscono a noi. È un momento di prova, un momento di paura, ma che deve diventare anche sempre di più una occasione di fede. È un tempo propizio per sentire forte il bisogno di Dio e il bisogno dei fratelli. Chiediamo perdono al Signore, perché il perdono dei peccati ci purifica per sperare meglio, ci purifica per accrescere la nostra speranza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, agli angeli e ai santi e a voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà. Preghiamo. O Dio sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia.
Cristo Salvatore, concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrate, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa, nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, Re dell'eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, Re dell'eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché io non abbia più sete. Gloria a te, o Cristo, Re della gloria. Gloria a te, o Cristo, Re della gloria.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?» Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui
che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Fratelli e sorelle, lasciamoci illuminare, consolare, sostenere, indirizzare dalla parola del Signore in questo momento, in questo tempo della nostra vita. Siamo nel cammino verso la Pasqua, un cammino quest'anno con tanti ostacoli, molto accidentato, ma è sempre un cammino verso Gesù crocifisso e risorto. E la parola ascoltata in questa terza domenica di Quaresima ci presenta subito, per un motivo preciso, il popolo che soffre. Il popolo soffriva. Sì, la sofferenza è per la mancanza d'acqua nel deserto. Intanto c'è la sofferenza di un popolo. E in questa sofferenza c'è la richiesta, il grido verso Dio. Ma in questa sofferenza si pone anche l'esigenza di un mediatore, di una mediazione. Lì il mediatore è Mosè, che per volontà di Dio farà scaturire l'acqua dalla roccia. E il nostro mediatore, nella nostra sofferenza, per motivi diversi, ma gravi, chi è? Il nostro mediatore è Gesù Cristo, colui che è per noi la roccia da cui scaturisce l'acqua viva. E questo è avvenuto perché nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi, come ci ricordava Paolo nelle lettere ai Romani. Ora, nella nostra grave difficoltà, guardiamo a Cristo mediatore e guardiamo al suo sacrificio per l'umanità. Per l'umanità che è schiacciata dall'impietà. E l'impietà ha tanti volti, tanti volti. E anche il male fisico rientra in queste forze che schiacciano l'uomo, che schiacciano il popolo, lo rendono sofferente e bisognoso di aiuto, bisognoso della mediazione. Però nella sofferenza c'è un pericolo. Il pericolo è
la mancanza di fede. Perdere la fiducia in Dio. E per noi la mancanza di fiducia nell'opera potente di Gesù Mediatore. E questa mancanza di fiducia potrebbe portarci alla stessa domanda che si poneva il popolo nel deserto. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E in questi giorni, forse, nei momenti più tristi, ci stiamo ponendo questa domanda. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Come rispondiamo a questa domanda? Come rispondiamo a chi ci pone questa domanda? Non dobbiamo rispondere subito con la nostra presunzione di fede. Dobbiamo rispondere con la parola di Dio, che ci dice quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi. Dio dimostra il suo amore per noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio dimostra il suo amore verso di noi. E questa è la risposta da dare a questa domanda. Perché questa risposta possa accendere la fede. Giustificati per fede. Che significa? Giustificati perché crediamo che Gesù Cristo è il mediatore. Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, diceva sempre l'Apostolo Paolo ai Romani. Lo dice anche a noi oggi. Se crediamo che in Gesù Cristo si è mostrato l'amore di Dio per noi, questa fede ci giustifica, ci mette in questa condizione di pace davanti a Dio. Perciò è importante annunciare questa parola, è importante conoscere l'opera di Gesù Cristo. Dice Gesù alla donna samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere. Se ognuno di noi potesse veramente riconoscere e può riconoscere il dono che ha ricevuto e continuamente riceve da Dio, ecco che arriverebbe a ognuno di noi ed è giunto a ognuno di noi l'acqua viva, il dono dello Spirito Santo. Questo dono ci rende continuamente adoratori del Padre in spirito e verità. Ecco, in questi giorni, in questa nostra distanza forzata, in questa impossibilità a partecipare anche alle celebrazioni eucaristiche, riscopriamo che significa adorare il Padre in spirito e verità. La Chiesa è il corpo di Cristo, abbiamo bisogno di questo corpo, ma questo corpo è ben compaginato non per le nostre buone volontà, è ben compaginato per l'azione dello Spirito Santo. E quando noi riceviamo da Cristo lo Spirito e rispondiamo a questo Spirito, siamo ben compaginati, ben uniti, anche dovendo rimanere fisicamente separati. Ecco, adorare il Padre in spirito e verità significa nella verità di se stessi e nella verità dell'essere il corpo di Cristo per l'azione dello Spirito Santo. Come è lo Spirito a darci la verità in noi per quello che facciamo verso Dio, così è lo Spirito che ci dà la verità della comunione tra di noi. E lo Spirito, quell'amore che Dio ha riversato nei nostri cuori. Perciò non abbiamo una speranza che ci delude. È bello in questa domenica portarci questa parola forte. La speranza non delude. Teniamola come un tesoro prezioso per questa settimana. La speranza non delude
perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Lo Spirito Santo fa sentire questo amore, lo Spirito Santo rende forte la speranza. Amen. Professiamo la nostra fede con le parole del simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la donna samaritana ha uno straordinario incontro con Gesù, che le rivela la verità sulla sua vita. Come lei, ci affidiamo a Gesù, presentando a Lui le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, in questa Eucaristia ti incontriamo come la samaritana al pozzo. Donaci l'acqua viva della verità, che ci svela il senso della vita e risponde alla nostra sete di felicità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, sostieni il ministero del Papa e di tutti i pastori della Chiesa. Siano guide sicure e buoni maestri nel condurre e accompagnare il loro popolo nel cammino della fede. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti chiediamo di donare pace e vita al nostro mondo e libertà e speranza alle nazioni oppresse da guerre, terrorismo, sfruttamento economico e calamità naturali. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti affidiamo le famiglie della nostra comunità. Provino la gioia di ritrovarsi unite nella preghiera e nella messa, e di accompagnare i figli all'incontro con Gesù nei sacramenti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, o Signore, la preghiera che il tuo popolo ti ha innalzato, perché trovi in te l'unica vera sorgente che disseta e dona la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dei miei peccati, Signore, pietà, e ricordami molti la tua santità. Lo so, c'è Cristo che è troppo peccato, ma tu non respingermi. Dei miei peccati, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore ci ha dato questo sacrificio, all'ora del gloria del suo nome, per il nostro sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione, perdono, Padre, i nostri debiti, e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per fargli il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Santo, 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 a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, tu che to Miserere nobis, agnello di Dio.
Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente del sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O fieri fragili, che avvio.
Gesù mio, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento e amo sopra ogni cosa il desiderio dell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Per il Santo Padre, per l'acquisto della Santa Indulgenza in questo anno giubilario in questo santuario. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per i defunti, l'eterno riposo, la loro Signore, spenda essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le perfidie e insidie del diavolo. Tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi, se pregevoli, lo preghiamo. E tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. San Michele Arcangelo, anima di Cristo, santificami, corpo di Cristo, salvami, sangue di Cristo, inebbiami, acqua del costato di Cristo, lavami, passione di Cristo, confortami, o buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata, Madre del Buon Consiglio. Amen.